Ciao a tutti! Ciao! Di nuovo insieme in un altro video. E come avete visto dal titolo, oggi Felipe indovinerà alcuni prezzi di alcuni prodotti beauty. Tutti i prodotti sono dentro questa borsa, io ripescherò uno alla volta a caso e lui scriverà il prezzo in un foglio. Aiuto, non so neanche cosa servono, ma vediamo. Allora, anzi, pesca tu, ripesca tu. Pesco io, devo pescare. Siamo come la lotteria qua, dici che vinco qualcosa, qualche premio sostanzioso? Vai, vai, che cos'è? Cos'è questo? Questo non sai neanche cos'è, boh. Leggi! Allora, c'è scritto Pigment Color Powder. Quindi? Quindi polvere colorata, ma c'è in italiano anche, allora fammi leggere in italiano, scusa. Sì, ma non si chiama esattamente colorata. Va bene, quindi questo polvere colorata è, cos'è? È un pigmento. È un britto. Sì. Ah, allora, questo vale, quanto costa questo? Dimmelo. Vediamo un prezzo. Io ho i prezzi aggiornati qui sul cellulare per come li guardo. Pigmento, colorato, polvere. Di che marca è? 15 euro. Di che marca è? Così ti sai regolare anche. Ma secondo me è 15 euro. Ma sì, non può costare di più un po' di polvere che ti metti. Che te metti? Insomma. Non lo so. 15 euro, sì, dai. Costa 24 euro. 24 euro da Mac. Madonna. Ed è costa anche poco perché questo ti dura una vita. Cioè, veramente. 24 euro questo cosetto qua? Sì, 24 euro. Andiamo avanti. Fammi ripescare. Oh là, questo? Un rossetto. Sì. CCC Company, cos'è? Non scherzo, sto scherzando. È Chanel, giusto? Giusto. No, non si gira, non rompere. Ah, si tira su? Ah, ecco, lì c'è scritto anche Chanel. Questo rossetto qua, che è il numero 434. E si chiama? E si chiama Rococo. Rouge Coco. Ah, Rouge. Ah, ecco, vedi, adesso è venuto in mente Rouge Coco Mademoiselle. Rouge Coco. Rouge Coco Mademoiselle. Questo viene 31 euro. Perché fai il numerino piccolo? Devo farlo grande? Eh sì, per capire. Ma è per risparmiare le foglie, perché dopo almeno segno sotto. 31 euro secondo me. Ti sei avvicinato, costa 25,50 euro. Ah, vedi? Mi sono avvicinato, piano piano. È perché un rossetto, dai, più o meno sai quanto costa più o meno un rossetto. Beh, non tutti lo sanno. Quel pigmento lì, cos'è? Non tutti lo sanno. Va bene. Vai, dai. Oh, ah, profumo. Ma questo non è un profumo, cos'è? Perché non è un profumo. È di Burberry? So che è di Burberry, sì. Ma cos'è? È un fondotinta? Ma cerca, no! Nutri Radiance Flash Glow. Cos'è? Luminous Fluid Base. Un illuminante. Una base illuminante. Una base illuminante, cos'è? Ti illumina proprio. Sì, l'immenso. E questo secondo me andiamo sui. Fanno meglio i numeri così? Sì, 35 euro. 35, dici? Sì, secondo me 35. Siamo lì? Mi sto avvicinando? Costa 41 euro. Eh beh, non insomma. So se vedete. Ma 41 euro illuminante? E quanto, sì. Quanto ti dura? Una vita, i barberi poi, è bellissimo. Una vita cosa vorrebbe dire una vita? Tanto. Finché non scade. Due mesi? Questo dura 12 mesi aperto. Dura tanto. Anche se lo usi tutti i giorni. Vai. 12 mesi aperto? Però diamo uno piccolino, quelli piccolini sono più pericolosi. Costano di più. Ecco, questo è della MAC, anche questo, e sarebbe Retro Matte Liquid Liquid. Cos'è un come dice? Un? Come non mi viene il nome? Una tinta? Una tinta, no, un rossetto. Tipo rossetto, non è il rossetto, è il gloss lì. Non è un gloss, è una tinta matte, molto opaca. Tinta matte, ma per le labbra, no? Sì. Questo andiamo, come sempre, MAC, quella costa 21 euro, quella, sì. No, quanto costava? 24, io ho detto 21, 24. Ma secondo me questo siamo sui 17. Sui 17 euro. Costa invece 24, come l'altro. Come l'altro? Sì. Mamma mia, stimato. Insomma. Ripesca, vai. Oh, là. Aspetta, questo lo so perché l'altro giorno me l'hai chiesto. Questo è... Cos'è che ti ho chiesto? Me l'hai chiesto di passartelo, però non mi ricordo. Ma mica ti ho detto il prezzo? No, non mi hai detto il prezzo, mi hai detto passami quello, passami il coso.
che io ti ho detto cos'è e tu mi hai detto cos'è, però adesso non mi ricordo. Ah, ecco, vieni, fondotinta. Questo fondotinta della Kiko. Sì. Kiko fondotinta, quindi questo quanto ti dura questo fondotinta più o meno? Da capire, così da... ma c'entra, perché così capisco più o meno il prezzo. Il fondotinta si usa tanto, un mese e mezzo, due. Sui 25 euro, 25. 25 euro, invece costa 15,95 euro. Mi sono andato troppo in là allora. Kiko non è costoso, dai. Kiko non costa tanto, è un marchio abbastanza... Comune? No, comune. Nella media? Non è nella media, è sotto la media, costa poco, è un marchio che costa poco. Ah, ok, però ha buoni prodotti comunque. Sì, sì. Ogni marchio c'ha qualcosa che mi piace, per cui... Proviamo. Oh, beh, questo sì, vedi? Soft matter, sì, questo sì. È un gloss, vedi? Questo è un gloss. Non è un gloss. Un gloss. No. È sempre una matita, no, una matita, una... Tipo, una, leggi. Una soft matte. Una matita. Matte. Una lip cream, vedi? Una crema per le labbra, hai visto? Ok. Quanto costa? Guarda il marchio, tutto quanto. Questo è della NYX. Della NYX? Della New York... New York? È NYX, basta. È NYX, non è New York. Quindi questo, beh, questo non costa tanto, NYX. Quindi se quello siamo sui 9... Come fai a sapere che NYX non costa tanto? Non lo so, mi dà l'idea che non costa tanto. Secondo me siamo sui 9 euro. 7,95. Vedi, però, insomma, insomma, non sono tanto lontano come i prezzi, eh? No, proprio no. Non sono tanto lontano. Allora. Vai. E la Peppa, questa già... Cos'è questo? Della Lancome. Scopriamo che cos'è questo, perché non... Cos'è sta roba qua? Ah, il mascara. Hai visto? Non capivi che era un mascara da chiuso? Non so, magari era un'altra matita per le labbra, che non matita so. Matita per le... No, matita, una crema tipo maritino. Allora, questo è Lancome è un marchio un po' più serio, diciamo. Questo andiamo, il mascara andiamo sui 19 euro. Magari costa 19 euro. Non costa 19 euro questo mascara qua? Costa 30,50 euro. E non vedi più cari. È la madonna, vabbè, no. ti dura. No, il mascara è la cosa che dura in assoluto di meno. E allora durerà un mese, neanche 30 euro. 30,50 euro. Toccato subito. Ehi. Ehi. Cos'è? Bassa protezione, ma questo è una crema solare. Sì. Libera il vizio di odorare qualunque ma cosa. Ma che vizio di odorare qualunque. Sento il profumo, uno quando va a prendere. Sì, ma già visto che è strano che non hai odorato nient'altro. No, finora. È una crema abbronzante o crema protettiva? Fai vedere. Santan. Bassa protezione, crema protettiva, ok, della Philip Martin. Sì. Sicuramente questa è buona. Quindi questa protezione solare, secondo me, siamo sui... Hai sbirciato? Sui 32 euro. Hai sbirciato? No, non ho sbirciato. Cosa 32 euro? Hai visto? Sì. Cavolo. Ho indovinato. 32 euro, non ho sbirciato da nessuna parte. No, 32 euro. Tutto cosito qua. Sì, ti dura 5 estati sicuro. Deve durare al minimo 3, minimo no, ragazzi, 4-5 estati. Non date retta a Felipe che dopo un'estate le cose bisogna buttarle perché poi scadono. Ah, sì? Il pao, sì. Perché me lo togli dalle mani? Perché voglio vedere il pao. 6 mesi dura, infatti. Ah, 6 mesi? Sì. Me lo porto in Cile allora. Sì. Non sanno che vai in Cile. Adesso lo sanno. Dai, andiamo avanti. Questo è Urban Decay. Urban Decay. L'avevi detto anche l'altra volta. Non dire così. Urban Decay. No, Urban Decay. Ecco. Hai visto? È un primer potion. Hai visto? No. E questa? A cosa serve? È un'altra... No. No? No. È un primer. Cosa serve il primer? Cosa serve il primer secondo te? Il primer te lo metti qua, ma così e dopo... No, a posto, no? Ma cosa serve allora il primer? Secondo te ragiona, primer? Prima, viene sì, prima, vuol dire quindi? Prima. Quindi? Viene prima di tutto, quindi una base, tipo? È un primer per l'ombretto. Ah, per l'ombretto, quindi qua? Sì. Ah, ok, tu metti questo prima dell'ombretto? Sì. Ah, e cosa serve per attaccare di più l'ombretto? Così quando, quando butti questo pigmento qua... Questa polverina tu fai così e dopo fai così. Esattamente. Ecco, e dopo basta si attacca. Sì, esatto. No, ok, a posto. E questo secondo me è Urban Decay, essendo piccoli, vabbè, non lo so.
Le dimensioni non c'entrano. Le dimensioni non contano, dici? No. Questa siamo sui 14 euro. No. Come no? 21 euro costa. 21? Porca miseria. Però ti dura, questa sì ti dura una vita. Com'era? Scadrebbe anche questa. Com'era, no? Che le dimensioni non contano? Vai avanti. No, com'era? Dai, l'ultimo, l'ultimo. L'ultimo. L'ultimo, vabbè. Rimane solo quello. Solo quello, cos'è? Ehi. Dice, ehi, come se fosse un amico. Estée Lauder. Attento perché. Estée Lauder, dico Estée Lauder perché ho già sentito nominare, se no avrei detto Estée Lauder. Buddy Baileys. Buddy Baileys. Beviamoci. Porca miseria, ci beviamo. Il? Double wear. Come si chiama? Double wear. Sì, stay cos'è? Stay in place makeup. Can launch the new instant terrible. Questo è questo. Chiudilo, mi viene il panico che cala. No. No. Questo è l'Oder. E questo secondo me costa, siamo intorno ai... Visto che hai già visto quanto costa il fondotinta questo. Ma questo, allora vedi, è un fondotinta questo. Certo, allora, è un marchio, vedi? Più prestigioso. Se certo, è Estée Lauder. Sì. Allora, quindi di alta gamma, siamo, diciamo. Di alta gamma, siamo sui 29 euro. No? Te li regalano, te li buttano così. Madonna, questo dimmi che poi quanto costa? 29 euro? 47,50 euro. Mamma mia, questo 47,50 euro? Sì. 50 euro? Sì. Ma sono fuori. Pensa quanti ne ho io nel mio kit di trucco. Lui non sa neanche cosa ho nel mio kit. Lui in realtà non conosce il mio kit praticamente. No, non io, è un sì, marito, guarda, che si intrufola nel mio lavoro. Per cui non sa neanche cosa c'è nel mio kit. Per fortuna. Meno male, dici? Diciamo che la roba meno cara che c'è nel mio kit è roba MAC. Va bene, speriamo che vi siate divertiti. Mi hanno visto con un nuovo look. Ah sì, è vero. No, è vero. Ho cambiato look, dai, per cambiare. Sì. Ma praticamente perché c'era un ciuffo qua che mi dava fastidio, ho detto rasiamo tutto. Io non sono molto contenta di questo cambio look, devo dire. No? No. Vabbè, ma crescono in fretta i miei. Ma è solo adesso, dopo riprendo un attimino. Col ciuffo. No, c'è un ciuffo che faceva il boccolo, mi dà fastidio. Cioè praticamente si litigava tutti i giorni questo boccolo qua. Se lo vedeva solo lui questo boccolo comunque. Grazie di averci seguito. Speriamo tanto che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo domani con un nuovo video. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se è così, pollicino in su. Così ne faremo altri. Commentate qua sotto dicendomi se anche i vostri uomini sono impediti a capire il prezzo. Poi ciò che comprate. La prossima volta facciamo il contrario. Facciamo anche io. E cosa devo indovinare? Lo so, cerco io, non preoccuparti, cerco io qualcosa. No, io li so i prezzi. Ah, li sai? Iscrivetevi al canale per i prossimi video. E a presto, ciao. Ciao. Ciao.